Albano e Romina insieme, le parole della giovane Carrisi. Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Albano e Romina. L'ex coppia, nonostante si sia separata molti anni fa, continua a far sognare milioni di fans grazie ai loro tour mondiali. Dopo anni di pausa, i due sono ritornati a cantare insieme scatenando la gioia dei loro seguaci che da sempre li amano incondizionatamente. Dopo la separazione dalla Lecciso, Carrisi pare stia attraversando un brutto periodo e a parlare della fine della sua relazione questa volta ci ha pensato Romina, avuta nel precedente matrimonio. La giovane, inoltre, ha spiegato cosa significa portare un cognome così importante e cosa ha provato con la scomparsa della sorella. Ecco tutte le informazioni nei paragrafi seguenti. Romina Carrisi chi, ecco cosa penso dei miei genitori. A parlare del presunto ritorno di fiamma tra Albano Carrisi e Romina Power per la prima volta è stata Romina. La giovane, avuta dalla precedente relazione, si è lasciata andare a delle clamorose rivelazioni direttamente al settimanale Chi. La ragazza, ha spiegato di essere molto felice per la riconciliazione dei due ma nello stesso ha tenuto a precisare che il loro riavvicinamento è dovuto solo a livello professionale. Dopo anni di guerra, sono contenta che i miei abbiano posato l'ascia di guerra, ha affermato. Sul fatto che entrambi possano ritornare insieme come coppia ha smesso di pensarci quando si è tolta dallo status di famiglia, tale ritorno di fiamma, infatti, lo vede quasi impossibile. Il peso di essere figlia di Albano Carrisi. Romina ha imparato a portare il peso del suo cognome fin da piccola. Sempre al giornalista di Chi, la giovane ha rivelato di aver capito di essere la figlia di un grande artista quando ritornata da un viaggio, in giro per Roma, non è riuscita a parlare con suo padre a causa dei tantissimi fans che si fermavano accanto a loro. Inoltre, per la prima volta ha parlato anche della sorella Ilenia scomparsa nel 1993. Avevo 6 anni quando i miei genitori portarono me e Cristel in Svizzera. Lì restammo circa un mese e mezzo proprio perché i miei genitori dovevano trovarla a tutti i costi. A casa preparammo un bentornata a casa, ma quel momento ancora oggi non è mai arrivato, ha raccontato. Chissà se un giorno questo sogno si avvererà. Al momento è tutto, non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo dello spettacolo e non solo continuate a seguirci.